Ok, grazie, buonasera a tutti e un applauso al nostro ministro Massimo Garavaglia. Grazie Massimo, la tua presenza per me è qualcosa di eccezionale. L'ho anche con loro nei giorni scorsi, quando mi hai dato l'ok che venivi qui a Vitocchiano, nella Tuscia, che tu conosci molto bene. E per noi è un grande piacere, perché prima cosa è una persona che conosco da 10 anni, mi ricordo sempre la prima volta che ho conosciuto Massimo Garavaglia, era nel 2010 ed eravamo a Latina, alla presenza di 1000 persone. Fu una serata eccezionale e io lo vado a ringraziare dopo 10 anni, perché lì è cominciato a nascere qualcosa di questo tipo di politica che ha attaccato così tanto a Viterbo e nel centro-sud. Perciò questo ti vado veramente a ringraziare. Grazie Massimo. Volevo anche ringraziarlo per il lavoro che sta facendo a livello governo. E vi posso così, con grande piacere da italiano, oggi l'acciaieria di Terni è ritornata all'Italia. E credo che questo è un grande risultato del governo, è un grande risultato del presidente Draghi, è un grande risultato del nostro ministro che è Giorgetti. Credo che questo ne dobbiamo dare atto. E riprendere qualcosa che ci apparteneva, che era stato dato e svenduto in Germania, alla Cina, tutti quanti, comincia a ritornare qualche pezzo. Questo è un grande augurio che facciamo questa sera a Piazza Umberto I di Vitorchiano per l'Italia che comincia a crescere. Credo che questo governo ci porterà ottimi risultati. Adesso volevo entrare nel merito di questa serata, che fra un po' il nostro ministro avrà il piacere di visitare un attimo questo bel borgo, che è il borgo di Vitorchiano. Vitorchiano è una città di 5.300 abitanti, c'è un nucleo principale in cui sono intorno ai 800-900 e dopo ci sono delle frazioni. È una bellissima città. Un giorno, circa 2 mesi fa, ho deciso di mettermi in gioco, perché per me la politica vuol dire metterci la faccia e avere coraggio e dare anche, diciamo, una possibilità e dare uno sprono a tutti i giovani, perché la politica deve essere anche un sentimento e bisogna sentirlo. Qualcuno mi dice: com'è che Umberto ha scelto di senatore, entra e va a fare il candidato sindaco? Lo faccio con grande piacere, perché a me la politica ha dato tanto, anche con sacrifici. Vorrei dare qualcosa anche alla politica. E qui, in un comune di 5.300 abitanti, saranno anche di più perché l'ultimo rilevamento del 2019, penso che saremo intorno ai 5.556, vorrei fare quella politica che io sento dentro e la vorrei esprimere con questa squadra che ho scelto, una squadra che ho scelto nel giro di 15 giorni, è una squadra molto coesa, senza nessun problema, e vorrei così vedere se si riesce a cambiare anche un sistema politico, che delle volte succede anche nel nostro territorio, che fino all'ultimo minuto oppure oltrepassato il minuto ancora si deve decidere per fare le candidature. Qui ci presentiamo con Centrodestra Unito. In più c'è una parte di civici, perciò sono orgoglioso di poter presentarmi per l'occasione per l'elezione 3-4 ottobre con Centrodestra Unite e dare e fare da laboratorio e spingere non solo a livello della Tuscia ma anche a livello regionale e oltre. Questo ne sono veramente orgoglioso. Vorrei dei punti importanti e vado a correre perché ormai è tardi, la gente deve rientrare, dobbiamo andare tutti a casa. I punti importanti sono: uno, spesso mi dicono che non sono di Vitorchiano, vengo a fare il sindaco. Io sono 45 anni che vivo in questo territorio, parlo di Viterbo, siamo ai confini con Viterbo e in più da casa mia arrivare qui ci vogliono 10 minuti, perciò credo, conosco molto bene il territorio. In questi giorni, in questi primi 15 giorni che ho cominciato a frequentare questo territorio, ho avuto così delle certezze che la sera delle volte faccio delle riflessioni e dico: credo che ho fatto la scelta veramente, veramente giusta. Io ce la metterò tutta, spero che il 3
il 4 di ottobre si riesce a fare un grande risultato e dico ai cittadini, se meritiamo la squadra e io, se ripongono fiducia, noi altrettanto faremo a loro e cercheremo di fare quelle cose che sono molto molto importanti. Una, si dice tanto dell'Atleti, vi dico subito, come ho detto l'altra sera, che io sono stato col mio partito l'unico che si è messo contro l'Atleti, perciò lontano da me pensare che qualcuno dice che io il giorno dopo il comune di Vitorchiano passerà l'Atleti. Io l'acqua la decidiamo insieme ai cittadini, non è che prendo e decido solo io, per me c'è la squadra e i cittadini, la direzione da prendere. Dopodiché punto molto sul turismo, la presenza del ministro del turismo credo che è eloquente e allo stesso tempo ci può dare quella spinta anche a livello governativo di poter porre l'attenzione per il turismo. L'altro giorno ero qui in piazza e passavano dei pullman, questi pullman che caricavano la gente andavano via, dove vanno a dormire? A Bolsena. Non è bello questo, credo che dobbiamo prendere e fare in modo di poter in questo territorio cercare di far crescere oltretutto anche il sistema di ricezione, ricettivo. Ci sono tanti bed and breakfast, benissimo, siamo con i bed and breakfast, ma dobbiamo fare in modo che se arriva un pullman ci sia anche la possibilità di prendere e avere la disponibilità di un pullman. Parliamo di 55 persone, normalmente un pullman è 55 più l'autista. Credo che questo è l'obiettivo. Un altro obiettivo è stare vicino alla gente, assistenza continua alle famiglie. Veniamo da un anno e mezzo di Covid, ci sono delle problematiche, senz'altro hanno operato alla grande, ma noi staremo lì sempre sentinelle se ci sono i problemi. Un altro problema è gli asili, noi interverremo come amministrazione a supporto delle famiglie che hanno problemi, perché i figli devono essere trattati benissimo, perché è il futuro di questo paese. E vorrei ringraziare Vitorchiano perché ha una percentuale altissima di giovani, mi accorgo in piazza e vedendo in giro, perciò questo va un applauso agli abitanti e ai residenti di Vitorchiano, perché questo è il futuro non solo di Vitorchiano, della provincia, della regione e a livello nazionale. L'altra cosa importante è la sicurezza. Ci sono sistemi di telecamere, ma cerchiamo di prendere e fare una ricognizione laddove c'è possibilità, dobbiamo intervenire, perché qualche mese fa, anzi diciamo 6-7 mesi fa, delle zone qui di questo territorio è stato colpito dalla delinquenza, spesso ci sono state rapine e questo non deve succedere. Un'altra cosa importante è quello che dobbiamo stare vicino alle persone che prendono e fanno attività sportiva, però gli dobbiamo dare anche gli strumenti. Io l'altra mattina 20 giorni fa sono andato in una strada che portava fuori nella zona rurale, ho visto un campo sportivo, non ve lo definisco come, perciò una delle prime cose che io farò se eletto sindaco, sistemerò subito l'impianto sportivo, perché non è possibile avere una struttura del genere. Un'altra cosa che voglio dire, è giusto riconoscere che stiamo facendo una campagna elettorale qui a Vitorchiano che la ritengo bellissima, anche dalla parte opposta, dall'altra lista. Credo che questo è il verso giusto di andare, perché diamo un esempio anche ai cittadini, perché c'è rispetto l'uno e l'altro, e questo devo dire che c'è. Continuiamo così, non prendiamo e mettiamo a livello personale tutte le stranezze. Se c'è qualcosa bisogna dire la verità, non le baggianate. E devo dire questo a Vitorchiano, sta andando tutto bene, speriamo che in questi ultimi 20 giorni che mancano ci sia questo spirito, uno spirito collaborativo di rispetto che dopo i cittadini devono decidere. Io passo la parola al nostro ministro, ho terminato, grazie a voi, un grande saluto e un grande piacere, un abbraccio a tutti voi. Grazie, no, grazie a Umberto Fusco, infatti non potevo non venire dall'amico, prima di tutto Umberto.
E poi così ho l'occasione di vedere Vittor Chiano, che confesso non ho mai visto. Conosco bene la Tuscia, Viterbo, però qua non c'ero mai stato. Sono sicuro che è un posto bellissimo, me l'hai raccontato, lo vedremo. Fa parte di quell'Italia minore, tra virgolette, che è minore nel senso solo che è meno conosciuta, ma non perché non è bella. E tra l'altro è esattamente quello che dobbiamo fare, quello che vogliamo fare noi come turismo, cioè far conoscere di più dei posti che vanno fuori dai posti normali, dove vanno i turisti, dove vanno gli stranieri, dove vanno gli italiani. E questo aiuta tutti, perché aiuta a vivere meglio il nostro paese, aiuta a evitare di avere concentrazioni sempre nei soliti posti, Venezia, Milano, Napoli. Noi abbiamo la fortuna di avere un'Italia che è tutta bella. E quindi la sfida vera è tutta qua, farla conoscere. Noi siamo ai primi di gennaio, a gennaio siamo il paese più cliccato al mondo, cioè quello dove vorrebbero andare di più tutti nel mondo, e poi però a dicembre consuntivo siamo quinti, sesti. Quindi abbiamo un'enorme potenzialità, dobbiamo sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, vuol dire che abbiamo un'enorme potenzialità di crescita, e la crescita passa proprio dal far conoscere di più e meglio la nostra bella Italia tutta, quindi anche Vittor Chiano, anche siti che non sono normalmente sulle vie di comunicazione dei grandi flussi turistici. Quindi riuscire in questo miracolo di aumentare il turismo nello spazio, quindi non solo i grandi siti ma dappertutto, e nel tempo, non solo estate, inverno ma tutto l'anno, ecco, questo è alla nostra portata. E lo faremo, lo stiamo mettendo in campo soprattutto con la rivoluzione digitale. E qui viene il compito tuo, delle amministrazioni, dei territori, perché noi sì facciamo il grande hub nazionale, il grande portale nazionale, il quadro, ma il dipinto del territorio lo dovete fare voi. Siete voi che dovete fare il dipinto, cioè spiegare che cosa c'è di bello, quali sono gli eventi, quali sono le iniziative che un italiano, uno straniero, quando viene qua può trovare, e può trovare di bello per divertirsi, stare all'aria aperta. Oggi la gente vuole stare sempre di più all'aria aperta, vale tutto, dal camper alla bicicletta elettrica, vale tutto. Quindi abbiamo un'enorme potenzialità, è un'enorme opportunità. Però per farlo servono dei matti come Umberto, perché onestamente chi te l'ha fatto fare? Perché questo è il punto. Chi te l'ha fatto fare? A te, alla tua squadra? Chi ve lo fa fare? E qui il bello, prima dicevi del ministro Giorgetti, dell'amico Giancarlo, che ottiene un risultato importantissimo. Ecco, noi siamo abituati così, non parlare prima, parlare dopo. Facciamo una cosa e poi diciamo. Questo è lo spirito degli amministratori della Lega, questo è lo spirito di Umberto che conosco benissimo, questo è quello che in latino significa amministrare, perché non tutti forse si ricordano cosa vuol dire in latino amministrare. Servire al tavolo, bravissimo, servire, questo è lo spirito, servire. E quindi un senatore che si mette al servizio della comunità è esattamente la dimostrazione dello spirito di servizio. Quindi chi te l'ha fatto fare? Te l'ha fatto fare il tuo grande cuore e il tuo amore per la tua terra, e quindi noi siamo qua per dare sostegno, e noi abbiamo bisogno che questa bella terra sia conosciuta da tutta Italia e anche all'estero. In bocca al lupo a tutti.